Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Domani già si torna in campo, Parma-Bari, che partita su un campo solitamente stregato per i biancorossi, ma questo è un Bari diverso dal solito, vedremo se riuscirà a sfatare e a rompere l'ennesimo tabù. Per intanto il mio ospite Antonello Raimondo, amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Antonello e ben ritrovato. Il sondaggio è inevitabile. Può davvero centrare una posizione importante il Bari in questo campionato? Cioè voi credete che possa durare? È un Bari che può come dire, finire nella zona europea della classifica? Ditecelo 080-501-9998. Però ovviamente è un campionato molto lungo e pieno di difficoltà e ce ne accorgiamo in queste ore perché c'è un Bari, non dico in emergenza, però indubbiamente con molti punti interrogativi in vista della trasferta del Tardini. Lo sforzo contro la Lazio è stato pagato da qualcuno, adesso capiremo chi esattamente non giocherà nella gara contro il Parma, ma ci sono alcune defezioni e anche importanti. Per intanto c'è già un amico in linea, allora prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, da tanto tempo che non ti chiamo. Ciao caro, ciao. Senti, volevo chiedere domani, secondo me anche se non vinciamo, basta non perdere. E poi volevo chiedere, ma Camata non lo mette mai? Non lo che fine ha fatto Camata? Questo è il quesito del nostro amico. Sì. Ma mi ha detto un amico che va spesso allo stadio a guardare gli allenamenti che insomma Ventura lo rimprovera spesso, quindi evidentemente non credo che Camata forse non ha ancora convinto Ventura. Non so ma se secondo te è un problema fisico superato oppure c'è anche questo, perché Camata ha subito un intervento niente male la scorsa estate. Ma queste cose difficili che possiamo dirle noi, certo è che Camata ormai è da un bel po' che va a giocare con la primavera, che si allena con la squadra, che fa le partitelle, quindi è chiaro che poi Ventura anche con gli altri ha fatto così, cioè prima o poi devi cominciare a buttarlo nella mischia, se no non si recupera mai il ritmo partita, però solo Ventura che ha il polso della situazione può fare questo tipo di valutazione. Certo che dispiace perché un po' tutti siamo curiosi di vederlo all'opera in Serie A. Allora, Ventura ha parlato poco fa al San Nicola, allora siamo pronti, credo, per mandare l'intervista, ripeto, di pochi minuti fa, ce l'ha portata Cristian Siciliani, un'intervista lunga dove Ventura però spiega una serie di cose importanti in vista del match di domani al Tardini. Allora sentiamo Ventura, poi torniamo con le telefonate con Antonio Raimondo. Mister, partiamo dalle condizioni della squadra, quali sono? Le condizioni non sono buonissime, nel senso che abbiamo un po' di acciaccati, qualcuno che non ha ancora smaltito problemi di domenica, abbiamo centrocampo falcidiato, abbiamo qualche problema dietro, abbiamo qualche problema davanti, però sono problemi non insolvibili, i problemi sono quelli di Rivas che non c'è, i problemi sono quelli di Donda che non c'è, i problemi sono quelli di Camattà che non ha ancora recuperato. Yeah, questi sono problemi che se non li risolviamo entro domani, li risolviamo sicuramente entro domenica. Quali sono i giocatori che comunque hanno maggiori difficoltà? Vabbè, l'elenco è lungo, Masiello, Donati, Almiron, Bonucci, Barreto, Alvarez, ce n'è. Formazioni in alto mare quindi? Eh sì, l'ho sempre detta, mediamente 10-11esimi li ho sempre detti. Non te lo so dire perché, ripeto, obiettivamente qualcuno si è allenato, qualche altro ha fatto una sgambata e basta. Dobbiamo aspettare a vedere chi recupera per domani. No, io non rischio un giocatore per una partita, anche perché chi gioca al suo posto credo che abbia la stessa identica voglia di chi non gioca. Quindi il problema non esiste. Vediamo chi sta bene e chi sta bene gioca. Lei nei giorni scorsi ha detto ci troveremo di fronte ad un bivio. Qual è l'errore da non commettere a Parma? Ho detto il bivio è quello di presunzione da una parte. E quindi la presunzione porta alla sufficienza, la sufficienza porta sicuramente alla sconfitta e dall'altra parte invece la consapevolezza che se vuoi puoi, che questa è la strada da seguire, quindi è chiaro che se tu ci vai con un pizzico di sufficienza a Parma perdi, su questo non c'è dubbio, se ci vai concentrato e voglioso, se ci va al Bari che ho visto e conosco io, nessuno ci vieta di andare a Parma e fare partita e risultato. In assoluto partita, poi il risultato è figlio della prestazione,
però vale la Sampdoria. La Sampdoria è la squadra che parla tutta Italia, stanno facendo benissimo, hanno una buonissima squadra. Io dico che se contro la Sampdoria, visto che poi non avremo più occasione di vederci, quindi parto anche che con la Sampdoria, se scenderà in campo il Bari che conosco io, noi metteremo in grande difficoltà la Sampdoria. Da noi, non da loro. Domani che Parma si aspetta? È un Parma incazzato nero, scusa il termine, nel senso che ha fatto, mi è venuto spontaneo, che ha fatto bene, ha perso malamente domenica, perché domenica non è che ha perso malamente, giocando con sufficienza. Quindi è evidente che ci arriviamo noi, puntualmente sono arrabbiati, puntualmente saranno aggressivi, puntualmente saranno determinati e puntualmente ci vuole un grande Bari. Il problema è, non è quanto sono determinati loro, è quanto Bari ci sarà in campo. Sempre così. Sarà anche la sfida tra l'allenatore più anziano del campionato e invece l'allenatore che ha più panchine in Serie A, Guidolin. Pesantissimo. Allora, a parte il fatto che ti denuncio e quindi sei querelato dal mio avvocato, però detto questo, se tu vedi me e Guidolin in costume, tu rimani sbalordito, cioè dici chi è il più anziano? Guidolin, non certamente io. Io dovrò portarti una fotografia in costume, non vado oltre, ma va. Dicevo, Guidolin è un buon allenatore, ha fatto spesso benissimo. Quindi se per caso riusciamo a metterlo in difficoltà dal punto di vista tattico, vuol dire che questa squadra, parlo del Bari, è sulla strada giusta. Il presidente Matarrese a fine gara domenica scorsa ha detto Ventura si è posto delle mete, quali sono? Questo non lo sapevo, tanto beh, non lo posso dire, cioè, non sapevo questo, ma te la sei inventata questa. No. Mi sono posto delle mete di stare 5 anni, va bene, 6 anni a Bari? Di più? 6-7 anni a Bari. Si ammazzano tutti i tifosi disperati che dicono che cazzo sto dicendo questo? Sto scherzando. Però magari 1, 2, 3, 4, perché no? Se la... Beh, insomma, di buon umore è giusto che lo sia. Gran personaggio. Ventura, No, gran personaggio, è una persona molto, molto schietta, molto solare, oltre che essere un bravissimo allenatore. È chiaro che anche lui in questo momento ha grande entusiasmo, perché ne ha ben donde, visto che la squadra lo segue, sta facendo bene sotto tutti i punti di vista. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Sentito delle emergenze, insomma, rischiano di non giocare alcuni dei protagonisti della grande gara con la Lazio. Salvatore Masiello mi sembra praticamente scontata la sua defezione, giocherà a Parigi, quindi torna a Parigi. Secondo te davvero cambiando gli elementi il prodotto non cambia? Ma io penso che quando una squadra ha una propria identità, quando una squadra è organizzata, in campo si sa quello che si deve fare, le assenze pesano meno. L'abbiamo visto l'anno scorso quando Conte si è trovato spesso in emergenza, chiunque era chiamato a scendere in campo lo ha fatto bene. È già capitato anche quest'anno, in qualche occasione sono convinto che sarà così anche questa volta. Per esempio Salvatore Masiello sta giocando benissimo, però mi pare che il Bari facesse bene anche con Parisi, che resta un giocatore importante e che prima o poi andava ovviamente recuperato, come facendolo giocare. Forse c'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio da Bari. Ciao Antonio. L'amico ciao, ciao. Ciao. Vabbè, domenica siamo rimasti senza parole in tribuna. Prima di giocare il Barcellona contro la Lazio, non il Bari. Perché io che stai scrivendo in Ventura, diciamo, è un gioco abbastanza veramente ottimo per il gruppo, più che altro, perché certo. È un maestro d'orchestra, che si è visto anche a fine partita, che sta orchestrando bene il gruppo, quello è fondamentale. Poi volevo dire, estendere dei valori positivi anche a riguardo i tifosi ospiti della Lazio, che a fine gara hanno chiamato anche Radio Bari, anche da noi, per fare i complimenti al Bari, sì, è vero, è successo questo. A proposito, mi dai lo spunto per dire che domani, come sempre, ci sarà il bianco e rosso ultimo minuto su Radio Bari 88.8, quindi cominceremo mezz'ora prima della fine della partita con dei collegamenti dallo stadio, poi gli ultimissimi minuti e poi il dopo partita. Mi chiami? Certo che ti chiamo. Il dopo partita in diretta dal Tardini, quindi da non perdere con le vostre telefonate. Intanto abbiamo ripristinato. Sì, sì, è una cosa positiva questa cosa dopo partita, tutti i tifosi, diciamo, che possono chiamare, possono commentare il dopo partita, diciamo, è una cosa importante. Ci mancava qualcosa nella programmazione, credo che l'abbiamo
colmata questa lacuna, no? La presenza al momento della partita. Intanto ricordo che è stato ripristinato l'SOS TV Sport. Per inviare i vostri SMS adesso e per leggerli, 366 522 6888, è un numero abbastanza facile perché ci sono molti doppioni e triploni. 366 522 6888 è il numero degli SMS sia per Telebari che per Radio Bari.